sogno di Pietro nasce 59 anni fa a Montenero di Bisaccia. Se gli chiedono cosa vuol fare da grande, risponde legge e missione. Dopo essere stato operaio e falegname in Germania e poliziotto, realizzerà la sua vocazione nell'81. Come giudice diventa famoso nel 92 con l'inchiesta di Tangentopoli. Nel 94 si dimette prima dell'interrogatorio di Silvio Berlusconi, che pochi mesi dopo gli offre una poltrona da ministro. Antonio rifiuta e va avanti, ma la sua carriera politica è appena cominciata. Nel 96 diventa ministro degli lavori pubblici, ma dopo un anno si dimette perché è indagato. Eletto senatore nel 97 e 98, fonda un movimento che nel 2000 diventa partito, Italia dei Valori. Valori di moralità e giustizia che da sempre lo rendono amato in tutta la penisola. Nonostante i suoi successi, Antonio non dimentica le sue origini e quando può torna in Molise a seguire l'azienda di famiglia. Denuncio da subito l'esistenza e la persistenza dell'attività di un corruttore politico che si chiama Silvio Berlusconi. Signor Presidente del Consiglio, anzi, signor Presidente Videla, dire come al governo abbiamo più che dei statisti, abbiamo dei magnati. E immaginarsi che ci siano delle persone che non può comprare, non riesce a accettare. Egli deve dimettersi o andare dai suoi giudici e farsi processare, venire in Parlamento per avere una sentenza politica da parte della sua maggioranza parlamentare che con quattro battimani cerca di risolvere il problema e cerca così di buttarla in politica, è un'altra furbata che noi non accettiamo e denunciamo. Antonio Di Pietro è oggi il simbolo della politica pulita e il più fiero avversario di Berlusconi. Anzi, come dice lui, l'Italia dei Valori è l'unica opposizione. Secondo Elio Veltri, stimato giornalista, cofondatore dell'Italia dei Valori e autore con Marco Travaglio del libro L'Odore dei Soldi, inizialmente Di Pietro non era affatto nemico di Berlusconi, che del resto con le sue TV aveva inizialmente sostenuto l'opera di Mani Pulite. Anzi, lo stesso Veltri sostiene che Di Pietro, anticomunista, nel 94 avesse votato proprio per Forza Italia. Non è forse un caso che dopo la vittoria elettorale a Di Pietro, che si era dimesso poco prima da magistrato, lo stesso Berlusconi aveva offerto una poltrona da ministro. A destra, al centro ed anche a sinistra non mancano persone poco raccomandabili, mentre Di Pietro ha sempre vantato la differenza col resto dei politici. In realtà non è esattamente così. Elio Veltri, che è rimasto con Di Pietro fino al 2001, spiega così i motivi del suo abbandono. Le persone per bene se ne andavano e arrivavano persone poco raccomandabili. Se questi casi fossero isolati, si sarebbe potuto pensare che questi figuri erano semplicemente sfuggiti all'occhio vigile dell'ex PM. Piuttosto, in alcune realtà, sembra che l'Italia dei Valori sia diventata un partito buono per tutti. Secondo Franco Romano, ex coordinatore dell'Italia dei Valori di Catanzaro, dimessosi dopo un congresso poco democratico, all'interno del partito sono entrati molti esponenti dell'Udeur. C'è stato un grosso travaso all'interno di Italia dei Valori di tutti i fuoriusciti dell'Udeur. Tra questi figura anche Armando Veneto, europarlamentare, penalista, difensore dei boss calabresi, già eletto con il partito di Mastella. Qualcosa bisogna restituirlo, non si può sempre prendere. Aspiriamo a lasciare qualcosa che non ci faccia dimenticare. L'importante è che sia un buon ricordo e forse un buon libro. In realtà un buon libro che parla di Armando Veneto c'è già. Si intitola Storia criminale, scritto dal massimo esperto di 'ndrangheta, il professor Enzo Ciconte. Su quel libro viene ricordata l'orazione funebre che Veneto tenne a nome della famiglia, di Girolamo Piromalli, detto Momo, esponente di peso della 'ndrangheta calabrese. Un altro aspetto controverso riguarda la struttura e la gestione del partito di Di Pietro, l'Italia dei Valori. Per cominciare ne esiste più d'una, come spiega Mario Di Domenico, cofondatore dell'Italia dei Valori, che ha poi denunciato lo stesso Di Pietro per vicende legate alla gestione del bilancio del partito. In un'intervista a Radio Radicale spiega. Questo è un socio fondatore con Di Pietro di tutti i soggetti politici cui lui ha dato vita. L'Italia dei Valori, poi Italia dei Valori, e li abbiamo costituiti. Che differenza c'è, se ce la ricordo? Erano due associazioni diverse. Perché? La prima, l'Italia dei Valori, si costituisce e ci sono 200 aderenti che dinanzi a un notaio fondano e costituiscono un partito. La seconda, dopo lo scioglimento dell'Italia dei Valori, che era confluita nei Democratici, poi è tornata indietro, è costituita da tre soggetti fondatori, Antonio Di Pietro, Silvana Mora, Mario Di Domenico, e si chiama non più l'Italia dei Valori, quindi cade la L con l'apostrofo, si chiama solo Italia dei Valori, lista di Pietro.
lo statuto è sostanzialmente identico. L'obbligazione e l'impegno fra gli associati è sempre e soltanto quello. Siete solo in tre. Siamo tre soci fondatori. Quindi, da un lato c'è un partito fondato da 200 persone, dall'altro un'associazione con lo stesso nome, ma senza la L davanti. Ma a che pro? Secondo Di Domenico, l'Associazione Italia dei Valori doveva restare limitata a tre soci fino a che non si fosse trasformata in un partito aperto. In realtà questo poi si è distorto evidentemente nel 2003, quando sostanzialmente i tre soci fondatori, rispondendo alle direttive dell'Assemblea Nazionale che si era tenuta a Rimini, diamo mandato a Di Pietro perché, ai sensi dell'articolo 16, provveda lui alla apertura di un partito aperto di respiro, dove tutti gli aderenti diventano soci e possano dire la loro, come accade in tutte le formazioni politiche. Questo doveva essere, se non che questo mandato durava fino alle politiche del 2006, io mi fermo e aspetto che cosa succede. Perché? La vera motivazione sembra essere la gestione dei rimborsi elettorali e del Fondo Comune dell'Italia dei Valori. Per evitare guai, Di Domenico decide di fermarsi. Io dico a Di Pietro, con una diffida specifica, basta, non toccate più il Fondo Comune e diamo seguito allo Statuto. Il Fondo Comune derivava dall'iscrizione del rimborso elettorale. Soprattutto dal rimborso elettorale. Quanto... Beh, si parla di qualche decina di milioni di euro. Qualche decina di milioni di euro. I rimborsi elettorali fino allora avvenuti, fino al 2004. Perché c'era le europee, le politiche, le provinciali, le regionali, tutto quello che era arrivato in cassa. E tutto veniva e viene gestito da... dalla struttura centrale. Che sono quella tre di cui le faceva parte. Che erano quei tre soci. E io ero il segretario. Quando ho cominciato ad aderire... chiusa con una norma che per aderire bisogna passare no, al notaio? No. Beh, ci spiego. Quella era la struttura dei soci fondatori che prendono un mandato per poi realizzare un contratto plurale aperto a tutti i soci. Quindi fino a quel momento controllavamo un pochettino. Se non che il segretario si accorge che qualcosa non quadra nella gestione del Fondo Comune e fa una diffida agli altri due soci, gli dice basta, non toccate più il Fondo Comune. E diamo seguito allo statuto, sennò qui la cosa non va bene. È paradossale che con questa denuncia uno che durante la prima repubblica poteva essere incolpato di fatti di cui non poteva non sapere, un segretario di un partito non può non sapere dove vanno i fondi, lo insegna tutto il processo di mani pulite. A me non era il teorema di Divino. Esatto. Da PM. Anche perché scopre che l'Italia dei Valori, o meglio gli altri due soci, Di Pietro e Silvana Mura, si approvano i bilanci da soli. Il sospetto fondamentale mi è venuto quando ho appurato che nel 2003 io avrei partecipato, il 30 marzo 2003, a un'assemblea dell'Italia dei Valori per l'approvazione del bilancio a Busto Arsizio, dove in realtà io non sono mai stato in vita mia, e l'assemblea veniva assunta all'unanimità. Quindi quello è un falso. Sostanzialmente sì, e poi quel bilancio serviva per corredarlo alla domanda di rimborso allo Stato e obiettivamente mi sono preoccupato un pochettino. Successivamente Di Domenico viene fatto fuori per le sue denunce. Il 2004 io vengo revocato senza comunicazione alcuna dal partito subito dopo che ho diffidato i miei due soci a usare regolarmente il Fondo Comune e ad attuare lo Statuto. In questo modo Di Pietro è libero di ricostruire una nuova Italia dei Valori, a tre, sostituendo Di Domenico con la moglie e blindando l'ingresso di nuovi soci. Mi accorgo che tre soci comandano tutto, hanno una posizione fiscale e sono loro che predispongono i bilanci, tant'è vero che il bilancio 31 marzo 2005 è approvato dal solo socio Di Pietro, dell'associazione Italia dei Valori, e che questa associazione Italia dei Valori, per entrarci, bisogna fare un atto notarile. Deve essere accettato dal presidente e che, soprattutto ai sensi di statuto, il presidente dell'associazione è lo stesso presidente del partito, però il partito è un ente assolutamente scollegato dall'associazione. Esistono due soggetti scollegati, quindi, il partito e l'associazione. L'unico contatto è la presidenza della stessa persona fisica, Antonio Di Pietro, che così può gestire liberamente i rimborsi. È legale tutto ciò? È come se Mediaset, per entrare in politica, è come se Mediaset dicesse io presento il bilancio allo Stato, mi date a me il rimborso che poi in qualche modo lo faccio avere a Forza Italia.